all'astronauta non si possono non fare domande, ma Guidoni non è solo un astronauta, Guidoni è uno scienziato, è un astrofisico tra i più importanti del nostro paese che per di più ci ha visto da lontano, dallo spazio e ci racconta. Ci mettiamo seduti, una breve intervista a Guidoni e poi partiamo con la seconda serata con il professor Roger. E a Guidoni cosa posso chiedere brevemente? Voglio chiedergli... Intanto, eh, le emozioni: no? vedere questo mondo così mal ridotto, vederlo da lontano, insomma, fa un effetto di distanza, per cui magari si ha la sensazione che tutto sommato così male non è, oppure insomma, si ha la sensazione che anche da lontano questa terra è da migliorare. Ma diciamo che sono vere tutte e due le cose: eh, dall'orbita, la terra è sicuramente l'oggetto più bello. Che si può osservare, è anche quello più vicino, noi gli giriamo intorno ogni 90 minuti e quindi chiaramente abbiamo modo di vederlo in tutte le sue sfaccettature. È una oasi bellissima, azzurra: il colore che domina è azzurro. Non per niente, gli astronauti l'hanno chiamato ribattezzato il pianeta azzurro perché, ovviamente, domina il colore del mare. E, e però a guardarlo meglio. Quindi dopo averlo all'inizio guardato con, con eh, ammirazione, con stupore, eh, i, i colori che co continuamente cambiano, l'azzurro eh, domina ma ci sono i colori dei deserti, il giallo dei deserti, il rosso delle terre australiane, il verde delle, delle grandi foreste, il bianco dei ghiacciai. Quindi è veramente un caleidoscopio di colori. Però dicevo, dopo aver eh, guardato con. Eh, a colpo d'occhio guardando poi i dettagli e si vedono anche le cose meno belle. Eh, la cosa che colpisce è che guardando a colpo d'occhio non si vede traccia dell'umanità, non si vedono le città, non si vedono le grandi costruzioni dell'uomo, ma se ne vedono purtroppo gli effetti, si vedono gli incendi, la deforestazione, l'inquinamento, ci sono intere zone del pianeta perennemente coperte di fumo. Eh, in Cina, ma non solo, anche in Europa, anche delle volte la pianura padana è coperta di smog. E quindi questo diciamo in qualche modo ci dà l'idea che perfino dallo spazio si vedono i danni che l'uomo provoca a questo pianeta. Un'altra cosa che ti voglio chiedere è magari un piccolo racconto insomma di come hai affrontato questa vicenda del tuo volo. E... Se, se vince la paura o vince eh, la sensazione insomma, che sta facendo qualcosa di straordinario per un uomo normale, no? oggi si parla di volere uno spazio a pagamento, voi sapete insomma, che la nuova frontiera è questa, chi ha la possibilità insomma, di tirare fuori una cifra importante, pare che tra qualche tempo sarà quasi possibile girare uno spazio come si gira con un bus, eh, per cui magari è un'esperienza che molti altri potranno fare. Chiedo a Guidoni insomma, che cosa vince insomma, nelle sensazioni che uno prova eh, prima e durante. Ma, diciamo La preparazione per diventare astronauti è, è lunga e complicata e, ed è così eh, perché c'è molto da imparare, perché vivere nello spazio è veramente un, un mondo diverso da quello terrestre, a cominciare dal fatto che ci si muove volando e non camminando. Eh, quindi è un ambiente completamente diverso da quello a cui siamo abituati, in cui siamo, diciamo, ci siamo evoluti e quindi questo richiede una preparazione, ma anche è così complesso perché molte sono le, i rischi, i pericoli e quindi diciamo, una parte importante dell'addestramento è tutto rivolto verso le situazioni di emergenza. Ho detto questo per, perché la risposta diciamo, alla prima ipotesi, quella della paura... Io risponderei di no, ma non perché siamo particolarmente coraggiosi, ma semplicemente perché siamo preparati ad affrontare le situazioni di pericolo. E quindi la prima risposta: se c'è una situazione diciamo non, non normale, fuori del, del, di quello che ci aspettiamo, la prima reazione non è la paura ma è ah sì questa l'ho già fatta nella simulazione e quindi la so affrontare. Poi naturalmente ci sono anche purtroppo situazioni che non sono gestibili e io ho volato sullo shuttle il veicolo americano, ho fatto due voli e, e, e ci sono stati voli che, due voli in cui eh, non i miei di altri in cui ci sono stati incidenti eh, che hanno portato alla distruzione del veicolo, in particolare uno è avvenuto nel 2003, quindi non molto tempo fa. Eh, ed è successo allo Shuttle Columbia, su cui io avevo volato diversi anni prima, e quindi diciamo, quando è successo mi ha toccato personalmente l'idea che, appunto, su quello stesso veicolo su cui avevo volato qualche anno prima, eh, altri avevano trovato la morte. Quindi, questo per dirti che le situazioni gravi esistono, però diciamo, noi siamo preparati ad affrontarle in quasi tutte. Invece prevale eh, la ricerca, prevale l'attività eh, diciamo, di sviluppo di tecnologie, perché oggi ormai si va nello spazio soprattutto per questo, non esclusivamente ma soprattutto eh, perché lo spazio, soprattutto da quando è stata costruita la stazione spaziale internazionale, che è un po' la nostra casa eh, nello spazio, dico nostra nel senso che anche l'Italia è... Diciamo, fa parte del condominio dei paesi che l'hanno realizzata, non, non a caso si chiama internazionale, e quindi si va nella stazione spaziale per viverci diversi mesi e fare esperimenti in orbita, perché in orbita abbiamo una situazione che sulla Terra non possiamo re, diciamo, realizzare, che è quella dell'assenza di peso, cioè le cose non cadono ma galleggiano, compresi gli astronauti. L'ultima domanda che ti faccio è una domanda dovuta qui a Futura, eh, siamo a futura quindi bisogna che ti faccio questa domanda che, che ci riguarda da vicino. Eh, che sarà no? questo spazio di cui si parla sempre, che ha avuto anche alti e bassi no? nell'attenzione da parte delle grandi potenze economiche sia dell'Europa, degli Stati Uniti ma anche della stessa Russia? Eh, che futuro si prospetta, visto che anche in questi giorni si è parlato molto di un italiano nello spazio, insomma magari anche certo. con un po' di paura per quel problema dell'acqua, che ci dici di questo scenario futuro? Ma direi che siamo alla fine di un'epoca, lo shuttle appunto che è stato il veicolo principale per gli Stati Uniti negli ultimi 30 anni, diciamo. ha cambiato il modo come andavamo, come andavamo diciamo, nello spazio, eh, perché ha permesso, per esempio, ha aperto eh, la possibilità di andare nello spazio a chi non era militare, fino allora erano stati soltanto i militari con le missioni Apollo. E prima le Gemini e le Mercury eh, ad andare nello spazio. Invece con lo Shuttle, appunto perché è un veicolo più eh, diciamo confortevole era possibile anche a chi non veniva dall'ambiente militare, quindi sono andati i primi scienziati, sono andate le prime donne, la, la prima donna americana, sono andati i primi astronauti non americani e non russi nello spazio, cioè gli europei, i giapponesi. Quindi lo shuttle ha spalancato le porte dello spazio. Per esempio a persone come me, io non sono un militare, non sono americano e ho avuto questa grande opportunità eh, di fare ricerca nello spazio perché vengo dal mondo della, della ricerca. Quell'epoca è finita, lo shuttle è andato in pensione, adesso sta ne, in un museo. Chi capita negli Stati Uniti e vuole andarlo a vedere ce n'è uno alla base di lancio, al Kennedy Space Center, un altro è a Washington, al museo, allo Smithsonian e un terzo è a Los Angeles ed è quello su cui ho volato la seconda volta, l'Endeavor, che si trova a Los Angeles, infatti penso di andarla a vedere prima o poi in un museo e questo mi fa sentire un po' vecchio perché ormai posso dire di aver volato su un veicolo che sta in un museo. Qual è il futuro? Eh, diciamo oggi gli Stati Uniti per la prima volta in tantissimi anni non hanno un veicolo loro e quindi vanno nello spazio grazie ai russi. Continua a usare lo stesso veicolo da, da, da ormai 40 anni, sempre lo stesso. E che però continua a funzionare. Il prossimo veicolo probabilmente sarà un veicolo commerciale, questa è la no, grande novità. Cioè il prossimo veicolo non lo costruirà la NASA, ma lo costruirà una compagnia privata e lo affitterà, la, la NASA lo, lo, lo affitta quando gli servono dei voli. Questo però significa anche che lo spazio diventerà. Eh, diciamo più alla portata di tutti, come, come dicevi tu prima, e quindi si aprono le porte alla possibilità di andare nello spazio anche a chi non è un astronauta di professione. Io credo che sia un passo importante perché per tornare alla domanda iniziale, quando tu mi dicevi che impressioni hai, io credo che andare nello spazio in qualche modo ci dà un altro punto di vista, ci allarga l'orizzonte, non solo in maniera eh, pratica ma anche in maniera diciamo così dell'orizzonte della mente. E questo credo che sia importante perché si torna con una maggiore consapevolezza. Ecco, eh, lo spazio ci ha, ci ha portato tecnologie nuove, alcune delle quali noi le usiamo senza neanche sapere che vengono dalla, dalla ricerca spaziale, ma soprattutto secondo me il più grande vantaggio è stato quello di averci fatto vedere la Terra da un altro punto di vista. Noi sappiamo quanto è preziosa, quanto è isolata, quanto è unica e quindi credo che se questa esperienza, oltre a averla fatta i 500 astronauti che fino adesso hanno volato in orbita, la fanno molte più persone, credo che questa sensibilità non può che arricchire diciamo, questo pianeta, soprattutto il futuro che ci aspetta. Grazie Guidoni, ti ringraziamo molto per questa tua disponibilità, per questa tua, diciamo, anche signorilità con cui hai trattato il nostro festival oggi, prima con i bambini e poi con il grande pubblico di, di questa sera.